Il Catanzaro riesce nell'impresa a riscattare il KO dell'andata contro l'Ascoli. Al Ceravolo la partita finisce 3-2, una vittoria sofferta per le Aquile. Passato in vantaggio al 17° con Antonini, il Catanzaro ha però subito il pareggio dei marchigiani al 24° con Mantovani e il vantaggio ospite con un gol di Botteghini. Nel secondo tempo però il pareggio arriva grazie ad un autogol di Bellusci che insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare Iemmello. Pochi minuti dopo è proprio l'attaccante del Catanzaro a firmare il gol del 3-2. La gara è stata sospesa alcuni minuti dopo per un malore accusato da un tifoso giallorosso sugli spalti. Immediato l'intervento dello staff medico. Nei 9 minuti di recupero l'Ascoli non è riuscito a cambiare il risultato. C'è da dire che tutta la squadra ha fatto una gran partita. Ha fatto una gran partita tutti insieme con la voglia di vincerla, che sembra il nostro DNA è quello di cercare la vittoria in tutte le partite, tutti insieme, chi ha giocato dall'inizio e soprattutto chi è subentrato, non è solo D'Andrea, è stata una vittoria di squadra, una vittoria di grande sacrificio da parte di tutti e sono contento perché stavolta se lo sono meritati veramente i giocatori questa vittoria.